Allora, vediamo chi ha vinto il vestito fucsia. Innanzitutto vi voglio ringraziare per la partecipazione al concorso, è stato veramente bello, ce ne saranno degli altri, quindi iscrivetevi al mio canale per non perdervi i prossimi video e i prossimi concorsi. Tutte le vostre risposte sono state bellissime e sono state un momento di riflessione non solo per voi, ma anche per me. Io, come alcune di voi, ho come rimpianto quello di aver scelto il percorso di studi sbagliato. Avrei voluto fare anch'io liceo artistico, poi i miei genitori non hanno voluto, ho fatto lo scientifico e chissà adesso dove sarei, però non si può cambiare. Molte di voi hanno risposto, hanno detto che avrebbero voluto dedicare la propria vita alla loro passione, non lo hanno fatto. E se per alcune di noi questo ormai è troppo tardi come percorso di vita, deve essere comunque importante e fondamentale poter trasmettere questo messaggio ai propri figli, ai propri nipoti, e cioè quello di dedicare la propria vita e perseguire un sogno, la realizzazione di una passione, piuttosto che un lavoro XY dove non ci dà nessuna soddisfazione. È veramente fondamentale e di grande ricchezza interiore potersi dedicare veramente a quello che più amiamo, anche perché questo ci regala proprio gioia e serenità a 360 gradi. Molte di voi hanno dedicato poi troppo tempo agli amici e alla famiglia, perdendo di vista a volte se stesse, e in realtà questo è un po' un taglio della vita femminile, quella di pensare sempre agli altri prima di tutto piuttosto che a noi. Ed è vero che a volte dobbiamo metterci come priorità il volersi bene. Ho letto diversi anni fa questo bellissimo libro che parla proprio di queste tematiche ed è stato molto illuminante, ve lo consiglio, se vi piace leggere. Abbiamo proprio un imprinting noi femminile da Croce Rossina fin da piccole, per potersi appunto dedicare agli altri. Qualcuna di voi mi ha detto appunto che non ha detto abbastanza ti voglio bene alle persone speciali, e anche questo è un punto fondamentale che non bisogna dimenticarci, quello di dire, esprimere i nostri sentimenti alle persone quando sono ancora vive e non quando è troppo tardi. Allora, ci sono due persone che mi hanno scritto un messaggio veramente difficile, nel senso che hanno fatto delle scelte che hanno avuto delle conseguenze irreparabili. Quindi non mi sento di mettere questo messaggio, questa risposta sullo stesso piano degli altri messaggi, perché hanno proprio un peso specifico diverso. E quindi, non sapendo scegliere, veramente le vostre risposte sono state tutte bellissime. E ho scelto sei persone, che adesso metterò qui in una bull, e poi prenderò a caso. Allora, sono Punta Sabri, Damiana Carlini, Arianna Grigolato, Cristina Galeazzo, Caterina Castronovo e Maestra Miki. Mischiamo, 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 vediamo chi ha vinto il vestito fucsia. Prendiamo una a caso. Damiana Carlini. Sono proprio contenta per te, Damiana, e felicissima, spero che il vestito ti piaccia. Allora, mandami una mail con il tuo indirizzo, così organizzo la spedizione, e vi ringrazio davvero di cuore per questi bellissimi messaggi, è stato bellissimo entrare in connessione, e come vi ho detto ci saranno degli altri concorsi, e quindi io vi abbraccio di cuore, vi bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!